buon pomeriggio, la Pomazza Fontana. Con il monocolo, attraverso il monocolo del Galateo. Forse. Il monocolo, pronto? Buonasera. Cari. Molto bello questo pezzo che avete messo prima, quello, com'è che si chiamavano il gruppo, quello Come Come My Lady, chi erano? La canzone si chiama Crazy Town. Molto bello, veramente. Eccolo qua, guarda. Allora, come strumentale da usare pochi secondi come introduzione che caratterizza l'ascolto della trasmissione, si caratterizza medio bene. Il brano è la più grossa zarrata prodotta in quell'anno. Il video è la più grossa zarrata prodotta in quel lustro. Invece. È vero, lui era parecchio tatuato, parecchio tamarro. Erano due cantanti, uno allora, più tatazzo dell'altro. In grave ritardo, ma è giusto fare gli auguri di compleanno a Mastro Lapo Mazza Fontana. Tanti auguri! Grazie. Lapo, tanti auguri a te. Allora, abbiamo fatto la solita festa in declinazione La Grande Bellezza di Sorrentino. Con una Pamela Prati ormai ottuagenaria. Che immagine bellissima. Allora, Lapo abbracciato a un'attaccata Pamela Prati ormai ottuagenaria, quindi che gli arriva più o meno l'ombelico, tutto contento, tutto. Sì, no? No, mi scusi, la devo correggere, veramente nella Grande Bellezza era Serena Grandi, non capito, ma non era per essere tutta. Ma io la prendo volentieri Pamela Prati, anche ottuagenaria no, perché poi in realtà c'ha più o meno la nostra età, La tua età, attenti, no, ma c'ha più, c'ha più anni di te. No, c'ha più anni, è sempre una gran bella donna, io la accolgo volentieri, effettivamente sì. Non dispongo purtroppo di una terrazza sul Colosseo. Però, no, ma lei perché nessuno te l'ha comprata all'insaputa tua. Aspetta, perché Lapo, perché tu hai direttamente il Colosseo. Magari. Vedete, ieri la settimana scorsa, che per esempio ero ancora a casa febbricitante, anche quando ci siamo sentiti, ma io ero comunque accompagnato da tutta una serie di ancelle un pochettino meno poppute, fra cui alcune anche ascoltatrici, sempre molto gentili, che vengono a trovarmi anche quando sono infermo. Allora, Lapo. Ci scrive subito un'ascoltatrice. Che è innamorata di te. No, al contrario, che ha detto la settimana scorsa chiedevate l'intervento di ascoltatrici che non apprezzano Lapo, e come oggetto del desiderio, ebbene è arrivata immediatamente la prima ascoltatrice con un SMS prima ancora che tu ti collegassi con noi, quindi figurati, le tue azioni sono in calo. Ma parlavamo di Colosseo, mi sembra di capire da quello che ci siamo scambiati prima su WhatsApp che la scena che andremo a interpretare oggi a livello galateistico avviene non tanto prima della costruzione del Colosseo. Diciamo che dal punto di vista scolastico per i bambini è un po' lo stesso lì. Si studia nello stesso mese in terza superiore, dai. Sì, sì, soprattutto della nascita delle ottuagenarie citate, naturalmente. Però naturalmente in questo caso oggi abbiamo un caso di Galateo super classico, proprio della classicità più assoluta, ovvero quella ciceroniana, diciamo quella della fine della Repubblica Romana e della avvio verso il cesarismo e del grande impero. Diciamo che qui trattasi di Galateo classico, perché la vicenda di Catilina è un classico caso di persona un po' sgarbata. Molto velocemente, perché tutti sono edotti sugli sgarbi di Catilina, un breve riassunto delle sue malefatte. Un breve riassunto delle sue malefatte. Innanzitutto ricordate che quando noi vediamo per esempio anche il telegiornale le malefatte dei nostri politici, abbiamo quasi sempre di sfondo un famoso quadro di Cesare Maccari che è in Senato, ovvero proprio la cacciata praticamente dal Senato di Catilina ad opera di Cicerone. Ricordiamo che Catilina era un personaggio di una famiglia nobile, ahimè un po' decaduta, e che si era messo in testa di mettersi però per converso alla guida di un gruppo di rivoluzionari e di popolani. Questo per fare uno sgambetto ovviamente alla classe senatoriale, che era ovviamente guidata da persone molto ricche. Lui non era né ricco, però era nobile. Allora si era messo, insomma, in questi giri anche un po' di teatro, di radio, frequentava Via Ollearo e tutti i suoi ovviamente personaggi discutibili. E dicevano che fosse uno molto fascinoso, fra l'altro. Ma
Insomma, dice Cicerone, ce lo descrive come magna vi animi et corporis sed ingenio malo pravoque, ovvero di grande forza d'animo e di corpo, ma con un'indole maligna, diciamo. Fermo. Sì. Pravoque. Perché non è il latino, è la sua interpretazione, certo, fonetica del latino che rende la cosa ancora più aulica. Eh sì, pravoque dalla famosa anima prava, no? Certo. Un termine piuttosto certamente aulico, ma che riporta la drammaticità. Dicono anche che fosse non bello, ma tendenzialmente buono. Un tipo? Era uno di quelli che piacciono alle donne, ai gay, cioè quelli un pochettino... Come dire, un po'... non certo un Ryan Gosling di quell'epoca. Era uno, anzi, moraccione, scavato in viso, però pare ci avesse anche un fisicaccio, tipo un six-pack, mica da ridere. Per cui oggi le nostre ascoltatrici, anche quelle che non allora, mi apprezzano... Il six-pack non trattasi del pacco da 6 lattine di birra da 66 che si porta a casa l'americano... No, 33, forse. L'americano medio, onde vedersi la partita di noiosissimo football americano. Ma gli addominali. Addominali. Allora, in linguaggio della strada, la tartaruga. La tartaruga, sì, detta six pack proprio per questo, perché sembra la cosa del latine, sì. Proprio. E in certi casi anche eight pack addirittura. Per i più avanzati a livello addominale, insomma. Scusa, ma quindi se una ha 12 pack agli addominali che gli arrivano alla gola? Più o meno. Probabilmente sì, ci avrà anche delle gran creste iliache, ovvero sapete quelle rubine. No, non lo sappiamo che cos'è la cresta iliaca. Ma non tutti sono edotti in medicina e in antropometria. No, fortunatamente noi abbiamo qui un DJ, quindi insomma, dai Lapo, vai con sto catilina. Il catilina ovviamente che cosa fa? Si mette in testa di rovesciare praticamente lo Stato, insomma, cioè non una cosina da poco, una sgarberia mica da ridere, e oltretutto cerca di farlo anche in maniera piuttosto violentucola, tant'è vero che addirittura nei suoi trascorsi lui era uno che era stato accusato addirittura di aver accoppato suo figlio perché per facilitare il suo matrimonio, che gli serviva per motivi politici. Capite bene che trattasi di persona un po' sgarbata, che noi insomma tenderemmo a sanzionare dal punto di vista intellettivo, naturalmente. Poi dovremmo chiedere alla nostra amica, che non apprezza le nostre indicazioni di Galateo, nostre come il mago Telma ormai fatto. Cioè nostre come il mago Telma o ci sta tirando in mezzo noi? Vabbè, nostre nel senso che anche voi ormai siete edotti di Galateo. Ah sì, certo. Cioè, le mie lezioni hanno sortito senz'altro dei meravigliosi quanto, come dire, crestomatici effetti. Eh sì, ma Galatino stavo dicendo, Catilina, quindi no educazione, cattivo, bruto, invece contrapposto a Cicerone, che era, insomma, il massimo del savoir-faire, benché non fosse di famiglia nobile. L'unica roba di Cicerone che è andato contro il Galateo è che era un logorroico, e noi ricordiamo che il Galateo aborrisce la logorrea, giusto? Ma questa è una cosa di cui bisognerebbe discutere, dipende anche, voglio dire, l'eloquenza come è portata avanti. Ora, che Cicerone fosse logorroico è anche vero, ma era anche di somma magna et non prava eloquenzia, per cui certo era un populares, questo sì, veniva infatti da Cicerone, da Cicero, proprio che il ciceruacchio, cioè ovvero la cicerchia, cioè, mentre invece Catilina era della famiglia dei Sergi, però d'altra parte chi dei due era più cafone? Questo è il quesito di Galateo che lasciamo ai nostri ascoltatori, dovranno andare a rivedersi, a wikipediare, a godere della storia patria per capire questo dato. Voi che cosa direste? Che giudizio dareste? Era più Cicerone o più Catilina il cafone della situazione? Guarda, ma Catilina non è quello del cavallo? Ma quello no, è Caligola, vabbè, sempre... Marco, hai rovinato la poesia. Hai avete ragione, scusate. E uno chiede, nella mia ignoranza, allora, uno chiede. Non lo so, perché la storia la scrivono i vincitori. In questo caso ha vinto Cicerone perché Catilina è stato cacciato. Fatto fuori, infatti. Scusa se ti interrompo, fatto fuori peraltro in maniera piuttosto gloriosa, perché lui seppe, mentre Antonio, che poi diventerà Marco Antonio, diventerà
Poi uno dei triunvi, no, fermo. C'era tutta un'altra storia, sì. Allora, era Antonio perché era ancora giovane, doveva ancora crescere, poi sarebbe diventato Marco Antonio. Grazie per averlo interrotto per dire questa cosa. Era importante, effettivamente. Qui stiamo sempre parlando di Bononi. Però, insomma, a parte questi momenti, in realtà lui, Catilina, si mise a capo dell'esercito suo, rivoltoso, e morì gloriosamente alla testa delle sue truppe, pur sapendo che non aveva nessunissima possibilità di scamparla. Ecco, infatti, mi sembra che ci fosse un po' di proto-giacobinismo in Catilina. Sì, vogliamo essere seri per una volta tanto nella vita, non aveva proprio tutti i torti, Catilina. Infatti, poi magari avrebbe sfruttato il consenso popolare per farsi re, però questo non possiamo saperlo. Ma no, perché lui sostanzialmente lui credeva nella Repubblica. D'altra parte anche Marco Giunio Bruto, quando accoltella Cesare, no? Tu quoque Brute Filimi. Anche lì non sappiamo qual è il discrimine tra l'ambizione personale e l'infingardaggine. Pensiamo a Matteo Renzi, per esempio. È tutta fuffa oppure qualcosa c'è sotto? Sai che è vero? Io stanotte a Porta mi facevo quelle stesse domande. C'è Catilina come Matteo Renzi? C'era Catilina a Porta a Porta stanotte. D'altronde, voglio dire, la Toscana lega tutti e due. Perché Catilina è morto insieme ai suoi 20.000 soldati a Pistoia, bravo, alla sanguinosa battaglia di Pistoia. La roba che fa abbastanza ridere, che secondo me nessuno studente italiano ha idea di che cacchio sia la battaglia di Pistoia, mai sentita nominare. No, poi sicuramente il posto dove fu ammazzato Catilina non era nemmeno a Pistoia. Era periferia di Pistoia, figurati. Sono stato uno di quei posti pieni di capannoni di cinesi, capito? Che sono lì a cucire. E lui adesso, poverino, c'è stata anche una brutta Certo. Senti una cosa, Lapo, ancora per fare delle similitudini tra allora e oggi. Altre. Sai chi? Altre oltre il fatto del Pistoia, Renzi. Sì, sai chi raccontava la storia di Catilina? Sì. Uno dei giornalisti più influenti del tempo, anche se era molto chiacchierato. Sallustio. È vero, eh? Decugnurazione Catiline è di Sallustio. Che farà l'altro? Oh. Che tra l'altro pare... era ieri a Porta a Porta insieme a Catilina. Pure lui. Sì. Vabbè. È fidanzato con una famosa matrona Santa Sanctorum. Sì, rifatta già all'epoca. Allora, Lapo, posso dirle che questa di Catilina, anche, voglio dire, nonostante i miei inopportuni e inopinati interventi fuori luogo, è una delle sue migliori performance. Attenzione, cioè, se diamo i voti al nostro maestro. No, non è che diamo i voti. Facciamo? È che per una volta è andata. Ma guardi che non sono stati neanche inopportuni i suoi interventi. Sapeva anche della battaglia di Pistola. Quello è un attimo. È vero che settimana scorsa ha parlato per ore della contessa di Castiglione? Con chi? Con noi. Tu, la seconda puntata della contessa di Castiglione. No, la volta scorsa avevamo un'altra cosa, ma insomma, la contessa di Castiglione è un personaggio eterno. Ok, volevo dirti che mercoledì scorso su TV 2000, che credo che sia la TV, una delle TV religiose, è un po' Vatican, del digitale terrestre, in seconda serata era programmato il film La contessa di Castiglione. Lapo Mazza Fontana, sei un trendsetter di ogni tipo di palinsesto mediatico. Ciao Lapo. Siamo sempre sul pezzo, cari. A presto. A presto. Ciao Lapo, bravo. Ciao.